Questo programma è offerto da Macelleria Il Gusto delle Carni, Macelleria Gastronomia, Carni locali, nazionali d'estere, porchetta, angus uruguaiano, salumi di produzione propria, stinchi arrosto, cibi pronti a cuocere, freschi o congelati. Grigliate cotte e verdure cotte da asporto, preparati per cilici freschi o congelati di produzione propria. Banchetti e servizi a domicilio. Da noi inoltre troverete enoteca, latticini, pane casareccio, frutta e verdura. Il Gusto delle Carni, la qualità dei prodotti è la nostra forza. Ci trovi in Contrada Savutano, via Mascagni 23, Lamezia Terme. Telefono 0968 43 90 32. Teca SRL, caldaia Daikin, ibrida 33 kW, valida per l'accesso al super bonus del 110%, 5.200 euro. Caldaia Vaillant, Ecotec pure, 24 kW, 750 euro. Caldaia Vaillant, Ecotec Intro, 28 kW a 700 euro. Caldaia Vaillant, Ecotec Intro, 24 kW, 630 euro. Caldaia Sime, unica Revolution, 23 kW, perfetto per sostituire in canna fumaria comune, 1.220 euro. Caldaia Daikin, a condensazione, 33 kW, 1.245 euro. Teca SRL, ci trovi in via delle Terme 150, Lamezia Terme, San Biase, via Molino Irto 47, Laurignano di Pignano Cosenza. Prossima apertura via Alfieri, Rende, vicino supermercato Conad. L'agenzia Meraglia Immobiliare e Meraglia Assicurazione operano nel settore immobiliare e assicurativo per soddisfare le esigenze della propria clientela. Meraglia Immobiliare offre una valutazione immobiliare gratuita, compravendita, locazioni, ricerca ed acquisizioni immobili, consulenza finanziaria, mutui, cessione del quinto, prestiti personali, leasing e tanto altro. Nel settore assicurativo offre RC Auto Moto Camion, professionali, infortuni, abitazione, noleggio lungo termine. Meraglia Assicurazioni, Meraglia Immobiliare, via Enrico Fermi 13, Lamezia Terme. Mi perdo l'ultimo treno per la promozione. Ah, scopriamo il nostro... Buongiorno, stamattina. Buongiorno. Stamattina, Tonino, c'è un tempo che veramente mi piace, mi piace. C'è un ventarello fresco, no ventariello? Caldo, no caldo, vabbè che ancora è presto, però sono contento. Buongiorno a tutti, stamattina ti voglio raccontare a te e ai nostri amici che ci seguono, hanno la pazienza, ci sopportano insomma, sì. Una piccola storia che riguarda la vita in generale. E poi dimmi se piace, se ti piace o meno. La vita spezza i legami e lo fa senza chiedersi il permesso. Un giorno decide che tuo padre o tua madre o un'altra persona a te cara ha finito il suo tempo e tu sei lì a chiederti come farai a sopportare quel dolore. Ci vuole. Impari a conviverci, ti rassegni e in qualche modo sai che devi andare avanti. Come si dice, la vita continua, no? Bravo. Ed impari una grande cosa. Certo. La vita ti toglie la presenza, la voce, ma non i ricordi. Tutto ciò che non potrai più toccare con mano lo porterai nel cuore. Un posto troppo segreto per poter essere scoperto e derubato di ciò che sarà per sempre tuo. Ecco, questo vuol dire che non si deve mai abbandonare una persona, perché la vita continua. Sì. Sentiamo, come dice, da è una storia. Questa storia dice che vi portiamo sempre nel cuore, questa è una cosa normale. Però la vita continua, non ci dobbiamo abbandonarci. È una piccola storia. Tratta dal web, ovviamente. È una cosa, diciamo, bella, dai. Che mi piace, brava Tonino, mi piace.
mi è piaciuto portare all'attenzione di tutti quanti voi. Allora, vediamo qua che sta succedendo. Sì, a posto, benissimo. Allora, Alberto, siamo in diretta. Sì, voglio dire un'altra volta che siamo in diretta. No, boh. Comunque, salutiamo i nostri telespettatori. Don salutiamo Mauro, Mauro, Antonio, Susanna, cerco, e altri amici, cerco che nome, si Mauro, stanno affacciando. C'è il cognome, Mauro? Cuccato. Ma grazie Mariuccio, bello, Mario Cuccato. Si trova Mario, in Sicilia. Ti chiedo scusa. Ti sta parlando come se lo conoscesse. Certo. Fammi finire. Mauro Cuccato. Però si chiama Mauro, non Mario. Mauro. No, no, ha detto Mario. Ha detto Mario, si chiama Mauro Cuccato, che sarebbe il fratello della mia cognata. Questo ci conosciamo. Ciao Michele. Bravo. Siamo da mattina. Tutta la mattina, sì. Va bene. Sì. Allora, cosa hai fatto di bello ieri? Non è ieri, dico la verità, hai mangiato pochissimo. Cos'è che stai allentando tu? Hai portato la pranzo. Quello cavolo, non mangi come a mangiare, capito? Mangia. Hai mangiato un piattello di pane. Bisogna mangiare. È un piattello di insalata verde, salata di verdura, di cose, alla tuca, va, diciamo in dialetto, alla tuca, sai che dai alla tuca? No. Ecco. Che alla tuca, alla tuca. No, mi devi spiegare. Come chiamo in italiano? Come chiamo dalla tuca in italiano? Sai cosa c'è? Alla tuca. Alla tuca, la tuca, la tuca, la tuca, la tuca. Ti devi tu. Tu campi 100 anni. Beh, ci hai messo l'olio, un po' di sale e aceto. E aceto! E aceto. Olio, un po' di sale e aceto. Non me lo puoi appuntare. La cosa è bellezza. E perché io lo metto un po' di mais? Non mi piace. Io lo faccio giallo, no? Che se mi chiamano indiani. Indiani, se mia mamma come mi piace, mamma, perché? Metti un po' di mais, metti un po' di cipolla. Cipolla, no? Che cazzo? Anche la cipolla che la sai che ci ha messo mia moglie, la salata. Un bello cicciuolo. Un bello cicciuolo. Cicciuolo l'ha fatto fettine fettine. Sì, e ci manca pure un po' di tutto. Fettine fettine. È favoloso, che ti rende? Sa buono! Bello cicciuolo, certo cicciuolo. Lascia perdere, ma non intendi dire la cosa. No, di quei belli cicciuoli, belli. Poi ci sono che le nene sono più belle. Che le ciuffette. No, no, ah, no, beh, e poi le tagli a pezzi. Bellissimo, a pezzine, tolgo, E quindi, poi, quindi l'aceto è importante. L'aceto ce l'ho. Aceto rosso. Eh? Aceto rosso. Aceto rosso. No, che lui anco. Ah sì, aceto rosso. Perché aceto, aceto rosso è più forte. Sì. Tu sai dove vuoi aceto? No. Dicevi, dove vuoi aceto? Ah, te era la domanda. No, io a te. No, io a te. No. Ma io lo so. Tu mi hai detto, a poco. Dove no? Io non lo so. Dove lo sai? Wuhan aceto. Wuhan, dove sai perché? Quando tu a Wuhan, no, diciamo, poi sai che fanno? Lasciano la bottiglia scoperta, scoperta, no? E che lui viene se aceto, hai capito? Di che tu? Poi se tu metti una cucciarina, no? A una bottiglia di vino scoperta, ci metti una cucciarina, all'utile non giorno si con aceto che ne bellezza. Una cucciarina, no? Cosa cucciarina è? Non c'è, lo sa, sei usato, e lo sa, lo sa, meglio mio tu. Ciao Anto, ciao Monica, e che a me sta guardando come le cazzate. E come no? La bottiglia, che l'ha persa. Quando tu, io ci credo, poi come lo dici? C'è tutto un procedimento. Sì, sì. Come i cristiani, Pietro per l'aceto. Bello, bello. Ah, bello, bello. 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 Allora, Alberto. Oggi abbiamo detto che... Io ti ho fatto una domanda precisa. Sì, dimmi. Cosa hai fatto di bello ieri? T'ho detto. Ma ieri hai mangiato, che c'è di tutta la gente? Sì, ieri pomeriggio. Mi sono fatto un riposino, perché ce l'ho. Però non cavo, hai piatto 20 getti e mi ha piatto solo. Che è? 20 getti, quindi 20 getti di me. 20 getti? 20 getti. Tu pare francese, ma 20 posso capire. 20 getti. Ma io ho ridotto un po' che c'è il mio cavolo.
E poi mi ha piaciuto su, e verso le 5 e mezza mi sono alzato. Mi sono fatto un bel bagno, che era assodato. Ringrazio Dio della Madonna, pare che l'acqua c'è stata. No, no, un bel asciutto, ieri sera era asciutto. E poi mi piace un caffè. Mi sono preso il caffè, ho aspettato l'ora, non si dice, l'ora municipio, verso l'otto e il mio quarto sono uscito. L'ora canonica, diciamo. No, è arrivato, sono arrivato. Mia moglie mi ha detto che arranco un poco a San Pietro Paolo, le Gies, e se senti che mi aspetto qua. Di lontano mi sento chiamare, indovina che mi ha chiamato? Non lo so. L'editore. Armando, della Rustica. Albe, vieni qua, che c'è? Ma come sta? Diamo, no, mica ti pigliamo una cosa, che buona pizza, un arancino. Veramente voglio un arancino, cioè, che io faccio troppo buono. Ma perché non l'avevi già mangiato? No, non avevo mangiato io. E mi ci ha fatto un buco. E mi ci ha messo peparia, io. Mamma mia, come dire, che ti porto pure una gazzosella, ma mazza è stata simile, io mangiavo e lui mi guardava. E mugliata? Mi era la chiesa. Poi è venuto una botonente, mugliata. Ma, caro padre Giuseppe, a ieri c'è stata silenzio. Lo so che ne questo sta. Signore ha lasciato la moglie, va alla chiesa, no, come il classico meridionale, no? No, il padre padrone, il tamarrone, no? Domani sera ci vado. Tamarrone che si mette quella camicia e la cravatta la domenica. E lo sai, anche se la moglie tu vai alla messa, che io aspetto qua. E se c'è da mangiare arancino, caro padre Giuseppe, quello piparie, la gazzusella, no. Ma dice che ieri... Non doveva andare in chiesa con la tua moglie. Ma ci va domani però, domani sera. Di arancino. Oh, dimmi una cosa, Tony. C'è stato cantato, davvero? Il vescovo cantato, c'è stato pure la cattedrale. Non l'ho visto. Ieri ho visto invece padre Giuseppe che passeggiava. Ci siamo incrociati, abbiamo parlato, era sull'isola pedonale, però era di pomeriggio, sì. Di pomeriggio, non la sera, perché lui mi ha detto che è andato prima a salutare gli ambulanti della fiera, poi quelle delle cipolle a Piazza d'Armi e infine i mastazzulari. Sì. Ieri ci hanno fatto selfie, cudino, perché adesso che vescovo che abbiamo, eh? Quando noi parliamo e del poi nostro... lei in topede e poi lei, ciao Monica, ciao. C'è Pasquale che sta guardando il video, grazie Pasquale, se non ci fossi tu io che farei? Che, quale vescovo hai giunto in giro alla fiera Madonna della Benedizione? Madonna là? Abedenazione come la padre Giuseppe, come dice? Abedenazione. Quale vescovo hai giunto da? Guarda che davvero. Che cosa fa? Aiuta a benedicere tutte la fiera. Bravo, bravo padre Giuseppe, hai detto voi avete campato 150 anni. Comunque la cosa già. Troppo dopo, davvero. Ciao Raffaele, la cosa più importante di cui ha parlato Albino stamattina è un'altra. Ed è una lamentela che noi. È seria, questa è seria. Non è una lamentela. Lanciamo alla commissione straordinaria. Non ho capito perché vi chiamano straordinario. Di straordinario non riuscite a fare nulla. Niente. Nemmeno l'ordinario. Non ci vuole. Quindi c'è una commissione. Tre re magi che sono venuti qua alla Mezzia Terme. E non li conosce nessuno, Tony. È a mio dice. Sono venuti qua per governare questa transizione che spero, speriamo, che finisca a settembre, ottobre, per l'anima dei morti, di vinte, consigli un po' più. E giustamente Albino, dato che avete emanato un'ordinanza, se non mi sbaglio, cari commissari, che riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, ma soprattutto bevande, nella zona della Movida. Quindi,
proibito quello, proibito quell'altro, divieto di quello, divieto di quell'altro. Vabbè, ci sta. Ma il traffico? Cioè, per quale motivo, che sfugge a tutti, arcano motivo, c'è stata la libera circolazione? Perché non avete bloccato il traffico con deviazione per via delle ferie, là, via Celli, oppure in ultima analisi salire del comune lato casa del vescovo, come è avvenuto sempre, e la gente esce a Piazza d'Armi. Cioè, ieri c'è stato proprio una, già con tavole e tavoline c'è la fine del mondo, un'occupazione di suolo pubblico al di là, a mio parere, che proprio poco corto, al di là delle autorizzazioni, non è possibile, non è possibile che il comando, il comune abbiano dato quelle autorizzazioni, qualcosa mi sgargiata la faccia, non è possibile, hanno occupato proprio la strada, cose, lasciamoci tutta, la gente ci guarda, subito si pigliano tanto, è una vecchia storia. Comunque, torniamo a noi, ovviamente macchine in seconda fila. Sì, quanto il centenario in seconda fila. Macchine in seconda fila. Quindi vi lascio immaginare, si poteva passeggiare sui marciapiedi sicuramente. Ciao! Però i marciapiedi poi sono occupati dalle attività di somministrazione. Sì, quindi voglio dire, un minimo di organizzazione. Siti capaci, ma agiti. Io mi piange il cuore perché metà della mia vita ho passato al suo comando della Polizia Municipale. Non posso dire nulla ad Aldo Rubino in quanto vicecomandante, perché io non lo sapevo. Non lo sapevo, l'ho saputo in passato, qualche tempo fa. Al comando della Polizia Municipale c'è un nuovo comandante che è un dirigente, quindi fa le veci del dirigente della Polizia Municipale, non comandante, dirigente della Polizia Municipale. Aldo è il vicecomandante. La provincia di Reggio a scavalco dopo una settimana, sicuramente uno che conosce un commissario di Reggio, no? Quindi vieni tu a scavalco dopo la settimana, vengo anch'io, no, tu no. Ma io, l'appello... Come mi pare? L'appello l'abbiamo... Come mi pare? Ma come mi pare? Come mi pare? E nessuno che dice a su cazzo di paese. Tutti si stanno uccidendo. Salutiamo Gianmario. Cadendo il cerbiello qui, ti ho detto io. Ciò di mio. Sì. No, è curioso, ringraziamo. Buongiorno Antonietta. Che ci ascolta, no? Sì, sì, ma io... Dobbiamo ringraziare. Perché ci ascolta, è stato tanto tempo. Hai capito? In pensione. La città è in stand-by. E stasera... Chiudete il traffico, per favore, noi prima ci mettiamo quattro pezzi d'acqua, siamo un buono passare. Chiudetelo, perché non si può. Perché per il magari il giorno 29 è chiuso. È chiuso. Perché il giorno 29 ci sono le varie manifestazioni, sia della chiesa, sia della banda musicale, dei Vigili del Fuoco. E chiudete. No, chiudete mo. Tre giorni. Tutti e tre giorni. Chiudete, la gente che vuole andare a consumare si ha qua su passapiedi. A piedi, con buono camminare. Io mi ero stata la macchina vicino. Nessuno può camminare giù. Tutti con la macchina là. Le macchine che si fermano in doppia fila, no? Ci dovrebbero vergognare. Vergognare. Perché? Cioè, ieri là con la macchina
quindi devi scendere, mo vado a consumare. Ma sai, ma immagini che ce ne sono così, tutti i posti, tutti occupati. Ah, quindi l'acqua l'avete, sì? Sì, l'acqua l'abbiamo. Ma con la pelle, fate per questa sera e domani sera, chiudete il traffico, non succede niente. Al bene, non gliene porta a nessuno, non vorreste preghiere. Noi l'abbiamo detto, sì. E mettiamo a conoscenza della popolazione il nostro stato d'animo, le nostre opinioni, che possono o non possono essere condivise, punto. Magari a tanti ci piace su cazzi di discorso, sì, e ad altri un ci piace. Ci piace, cara, quindi, perché noi che ci diciamo, commissari, vedete che non ci devo tenere. No, commissari. Albino. E commissari? Albino. Allora andiamo sì, perché sarà troppo. È troppo, non troppo complicato. Impegnativo. È troppo complicato stamattina. No, aspetta però. Aspetta, ti ci metti pure tu. Aspetta, mamma mia. Poi mamma mia, mia tu, che non ci arrivavo. 10 minuti ancora io fatto. Dati quello. Calma. Stia calmo. Come? Stia calmo. Si può dire stia calmo. E invece dice prima stiete calmi. Eh? Stiete calmi, dice io. Siete calmi, dai, va. Ecco, e penso del giorno. Tre parole sono. Allora, annoiarsi e masticare il tempo. Si può dire? No. Uno che si annoia, no? C'è che un mastica di tempo, no? Diciamo, un passo. Uno che Albi, però non ti ripetere che le parole. È un discorso. Annoiarsi, no? Non è masticare il tempo, no? E che cazzo ha? Che non dice? Emily... Cioran. Annoiarsi e masticare tempo. Ma puoi spiegare cortesemente? Come si dice? Masticare il tempo è t'annoia. Che vuol dire? Donna dice America. No, che vuol dire? Che significa? Ecco, no, che vuol dire? Che significa, diciamo. Ma è anche perdere del tempo, masticare del tempo. Annoiarsi, perdere del tempo. Perdere del tempo. Ciao Rosa, buongiorno a Felice che si sta affacciando, è vero. Sul profilo di. Albe. Nel luogo che il paese ne mandava. Albe, fai schifo. Già, nel luogo che il paese ne mandava. Albe, da posso una cosa. Lasciamo per un attimo. Oggi è l'unica. Sì, per un attimo. Ci fermiamo con la ci fermiamo. Anche per. Per dare così. Anche per. Allora. Stai seguendo cortesemente. Le europei. Vuoi dire le europei? Le europei di calcio. Le europei? Stai seguendo l'europei di calcio? Sì, le sto seguendo. Ha risposto sì. Ho risposto. Io ho... Hai visto la partita? Italia e... Un cagnucciame. No, sono i canguri. I canguri. Mai scontato, ma la squadra che ho incontrato. Inglese. Aspetta. E sono i canguri. Italia, Australia. Come no. Si dice? Australia. Però un desistere. Posso fare un, diciamo, un commento, no? Un commento. Prendiamo tutti dalle tue labbra. Dall'Italia, Australia. Abbiamo sofferto, Tony. Tu l'hai vista, credo che l'hai visto. No, no. Io ti dico, io ho parlato con le televisioni. Hai parlato? Sì. Ha parlato con le io televisioni. Mi sono arrabbiato, cioè quando vedi che sbagliava, cioè, ma come agito, ma dove andiamo? Ma guarda andiamo, ma che squadra, ma guarda andiamo. Quindi la sento. Poi che ne andiamo stasera, piglia però. Insomma, ma io ho incazzato alle supplementari. Alle supplementari, che sei? E poi sono arrabbiato, hanno sentito le parole mie, Tony. Poi ha sotto chiesa e cosa, che dottore, come si chiama?
Botero, come si chiama? Botero. No, Botero. Come si chiama? Aspetta. Il dottore. Bertinotti. Bertolini, come si chiama? Bertolini. Come si chiama? Te ne sai? Bertinotti. Bertinotti, no, Bertinotti. Poi, usa. Avevo già Marco Tonello, perché... E insomma, e abbiamo fatto una bella, diciamo, a me mi si è scogliata la vita. Quando ha fatto voi ancora che ci mancavano 10 minuti alla fine, no? Che poi ci ha annullato. Oh, per noi erano pochi giù. Sai chi aveva segnato? Dell'Australia. Se non mi sbaglio, un giocatore che gioca in Italia, mi sembra. Ha giocato. Ha giocato in Italia. Ma che ne so ricorda. Arnautovic. Aveva fatto un bello colpo di testa. Arnautovic. Meno male che c'ha Arnautovic. Ma che gioca. Ma ci sono parecchi giocatori che giocano con l'Italia. C'è il giocatore di. Ma tu sta posizione cosa non ci interessa. Se non mi interessa. Come hai visto l'Italia? L'Italia, ti ho detto. A me, quando ha fatto che voglio l'Australia, ma. La vita è ricca, perché in Italia ci teniamo, no? Non ci siamo italiani. E poi quando hai detto io non c'è nulla, magari Dio, Signore mio, la giga, no? Tac. Ha sentito. Perché lui parla. L'arbitro. No? Fuori gioco. L'ha fatto. Lui parla con la, no, con io le televisioni. Parla da vero con la televisione. Parla con le televisioni. Io cioè, se. È bello, poi lo supplementare, una cosa cambierà sicuro, ma ce ne cambierà. Come infatti. Hanno fatto una bella partita. Detto abbiamo questo. Sofferto del peggiamento quando hanno fatto 2-1, no? Mi è venuta una rabbia, come ha fatto un classico che io voglio. Tu, quale intervento faresti tu sulla nostra formazione? Per renderla più equilibrata. No, però ti dico una cosa, Tony. Mi è dispiaciuto che non è entrato in prima Locatelli. Non l'ha fatto giocare in prima. L'ha fatto giocare nel secondo tempo, quasi a un quarto d'ora. Per Mancini ci sono 23 titolari. 23 titolari. Tu cosa avresti mandato in campo al primo tempo? Locatelli? E Locatelli ci aveva messo, perché Locatelli... Al posto ecco, di? Aspetta, che mo' a posto di chiedere, perché poi non è che... Attacca. Al posto di? A posto di... Non è che vuole fare in 12? No, a posto di chi ne potete... Di Donnarumma? No, ci c'è il portiere. No, perché con Berardi e Locatelli sa intendono, capito? Ah, ti capito, sono del Sassuolo. A cosa? No, non lo do, oggi è stasera però, Mancini. È un grande allenatore, capisci che deve dire. Bravo. Beata lui. Bravo da lui. Lo ringraziamo per quello che sta facendo, veramente. Bravo. Veramente ha fatto una formazione. Buongiorno Rosa, buongiorno Mauro. Mauro. Mauro, c'è buono dice tu. Italia e Austria, ello. Australia. Australia hai chiamato. Austria, gli dice. Australia. Da ragione. Oh Mauro, ha detto che andare a giorni, chiediamo scusa alla... Voglio dire un'altra cosa. Ieri c'è stata la partita a Belgio, Portogallo, è vero? C'era il nostro grande giocatore che si chiama Ronaldo, comunque. Che Ronaldo... Albino, nuovo allenatore del San Biase. Cazzo! Caro Fanello! Ti ha aiutato un posto. Abbiamo qua uno seminatore d'oro. Panchina d'oro. Ma io seguo lo calcio. Lo calcio? Hai parlato come da io tanta leghiera. Lo calcio. Lui segue lo calcio. Quando avevo 13 anni. E sono stato sempre giuventino. Però sempre tifoso. No, tifoso, come dici? Tifoso. No. No, si dice tifoso. Tifoso giuventino, ma no. Sportivo. Sportivo. Sai, Juventus mia, sbagliava, mo pagava. Non è che mi imbrigava perché è giusto. Brava da bene. E dico la verità, il calcio io non è. Hai masticato Maria, il calcio, buona, però che buono. Buon inizio settimana anche a te. Tony, stiamo la panchina inizio. Della Villa Vecchia. O Francesco. La panchina di San Biase. Anzi la Villa Vecchia, abbiamo trovato la villa, la villetta di suo poco, non è mio, no?
io non lo so, possibile che alle dirigenti, che fa un cinghizzolano di carne, mi vedono quella villetta che è praticata dai bambini a mora mamma, specialmente domenica e sabato. Non la vedono, e tu sai che le condizioni, certe cose così, donne. Cioè, ti vogliamo stare attenti a muore, perché dai che rispettavano ieri. Non è una creatura che io va a finire dentro. Poi prima di tutto che è scura. È scurissima, là ci può essere un pari di voce, ma almeno uno vede, no? Da partendo con fuori l'acqua, che da fontana con fuori l'acqua, là non si ci può dire, donne. Là non si ci può andare perché. Ecco. Ma io non devo. Noi una cosa, noi ne abbiamo un picco e una pala. Diamo noi. No, no, sono pigliano io lo picco e una pala. Ma cioè, io, pica la palla, ma che la vuota sono aggiustata. Chiamati a fare. Poi c'è che l'erbetta, che l'erba, no? Brusata, Tonè, bruciata. Paglia, no, paglia. Paglia. C'era una volta che si abitava davvero un campo sportivo, l'erbetta verde, bella, ma una cosa incredibile. Insomma, come decoro urbano nella città è nella merda, via. Nella merda, Tonè, veramente. Veramente, qua wow, diceva la televisione. Poi subentra Paolo Mascaro, o chi per lui, e la gente già il secondo giorno chiede i miracoli. I miracoli. Sindaco, sindaco, sindaco. Non è che dai la bacchetta magica. Si cagano, sindaco, non ci sono continuità. Continuità, ci vuole. No, con ognuno si dà la matera. E qua chiudiamo e blocchiamo e facciamo, non ricordiamo. Ci avete dato un tempo molto. No, nel bene e nel male. Cominciate a dire che facciamolo amministrare. No, fino alla fine del mandato. E poi subentreranno grandi uomini. Visto che la messa a pullula. 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 Di grandi uomini. Va bene. Pharma, cura, natura, benessere. Pharma, il centro farmaceutico più grande nella tua città, con ampia scelta di prodotti, con aree interamente dedicate alla puericoltura, alla nutrizione, alla medicina olistica e un'area dedicata a prodotti erboristici. Pharma, farmaci e parafarmaci ad uso umano e veterinario. Pharma, ampio laboratorio per le preparazioni galeniche. Pharma, centro destinato a tutti i tipi di trattamenti estetici. Pharma, lo puoi trovare in via del Progresso 103 alla Mezza Terme, ad orario continuato da lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20:30. Ombrelloni Teloni Cosentino, Diana Dattilo, dal 1938. Arredo mare, arredo giardino, tende moschiere, teloni per camion, coperture su misura, gazebo, tende da sole, The Horse e pergole. Ci trovi in via Formidi 13, salita via dei Mille, terzo incrocio a sinistra. Telefono 0968 44 16 75 oppure 333 92 15 650. Guglielmo Store, la Mezza Terme. Da noi puoi trovare caffè in capsule e cialde, caffè in grani, caramelle, liquori, vendita di macchine da caffè e incomodato d'uso gratuito. Inoltre gadget Guglielmo e confezioni regalo per tutte le tue occasioni. Guglielmo Store, la Mezza Terme. Ci trovi in pieno centro, su Corso Nomistrano, di fronte alla Madonnina, in uno spazio accogliente dove puoi immergerti nel gusto del caffè che fa centro. Donevo. I lametini, tutti gli italiani, ci chiedo scusa, però dovessimo essere governati da uno straniero. Amore, brava, no, straniero, una persona straniera, veramente, ma davvero. Buongiorno la signora Angela, buongiorno signora. Ci vuole pure educazione civica e rispetto, Francesco. Ma noi qua ne parliamo sempre, che mi pare. Ne parliamo sempre. Certe volte di cuglio. Alla gente non gliene frega nulla, evidentemente. Io mi mento. Ma la scossa del terremoto c'è stato. No, è lui niente, lui. Ah, io sono sindaco. Tony, ascolta. Io faccio il sindaco, è vero? Sono il sindaco. Tu sei a fianco a me che sei un regista, come dici? Un regista. Diciamo che Giovanni è pure a fianco a me, no? Ecco.
la cosa, a Mujereggia, a Matta ce l'ho io, perché sono sindaco, no? Non facevo niente io, possibile. Facevo qualcosa. Mi facevo acqua, altro non potevo fare una cosa. Pure Albe! Perché se io sono come Albe. Albe. Così è, Don. Purtroppo la legge ha cambiato mezzo mondo. Uve, sindaco, non conta nulla. C'è solo Monte da Helma. No! Anche. E me. Indirizzo politico, u sindaco. L'indirizzo gestionale appartiene ad altri. Ecco perché qua andiamo avanti. Comunque. Speriamo. Salutiamo. Questo mi arriva a settembre. Non rientra di nuovo. Giovanni, ci vogliamo bene. Mia, saluto a Padre Giuseppe. Padre Giuseppe. Io l'ho salutato ieri abbondantemente. Io veramente siete. Ricordo quando dico una cosa che è la verità. Siete stato davvero. Sì, siete un vescovo e basta. Siete un vescovo. Siete un vescovo veramente, un vescovo. Scoperta, vescovo veramente, non più che di vescovo. Che bene scoperte, capito? No, è un vescovo! Ma tu non mi capisci che cosa voglio dire? No. È un vescovo veramente, vescovo. Come il Papa. Che è il Papa. Va bene, e lui veramente vescovo, perché ci sono vescovi. Ma il padre Giuseppe è un vescovo vero. Io sono contento che hai visto su Facebook, andato a dare la benedizione, la benedizione, la benedizione. Alla fiera si è spostato di tanto a Piazza d'Arme, aiutò a via, come chiama, via Colombo, lo so come Colombo chiama, a tutti i parchi, all'isola pedonale, ha dato tutta la benedizione a tutte queste. Bravo padre Giuseppe, bravo, vi vogliamo bene. E vado ai santi di stamattina. Santo Erenio, è Irenio, non è Erenio, Irenio. Chi è questo Irenio? Non chiama Irenio, no, è che? Ireneo, Santo Ireneo. E io perché ci sento, scusa, io perché c'è Ciaia, ma ci vuol dare, c'è un maestro qua. Ma mi dice, ma no, hai sbagliato, vedi che non è questa maniera. Poi ci piace a dire come attore. Com'è che la cosa che da me. Ma io scusate che le cose che facciamo tanto quanto rese. Parla solo. Che parla. Come parlare da me. Ma avevo sbattuto non c'è giù. Poi San Paolo primo, che è San Paolo, auguro a tutti i Paoli, che si chiama Paolo Camillo, è Camillo Paolo Camillo. Chi li chiama Paolo è il cognome? Il cognome si chiama Paolo. Paola! Paola, Giotto Paola Camino. E che c'è da con Paolo? Ma se proprio ci può mandare auguri. Quando c'è auguri lo sindaco, no? Ecco, c'è Paolo, Paolo. Paoluccio nostro. Duro, gagliardo e tosto. Ti diamo gli auguri del tuo onomastico. E poi c'è un nome che a me lo è nel cuore. È una vita a 47 anni. Ce l'ho nel cuore, la mia consorte, veramente. Chi è? San Vincenzo Gerosa. 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 San Vincenzo, mia moglie si chiama Vincenzo. Auguri, signora. Auguri, moglie. Visto quattro baci. San Mirta. Davvero, veramente, oh signore. Ci ha pensato per me. Unica fortuna che hai avuto nella vita mia, unica fortuna tu ne non hai avuto disgrazie, questo lo posso dire e me la porto fino a che campo. La fortuna che hai avuto, che ho trovato veramente una ragazza, una donna, veramente donna, quella D maiuscola. No, do, quella donna.
Quella domani. Veramente, non mi stanco mai a dirlo, me l'ha veritato. Non sembrate cuore. Non lo, prego, cosa non, dovrei... lo, non mi stanco mai a dirlo, veramente. E poi che ne è che ti dice una moglie ti sposerò con il 500 volte? Eh? Ha detto a me, io ti sposerò con il 500 volte. Il da me. Ha detto? Io ha detto, cioè, minimo 2000 volte. 500 volte. Il ti ha detto che ti sposessi 500 volte a te. Signora Enza. Signora Enza. Mi sembra un sentire esagerato. Ah, lei ha capito, mi chiede di essere dare 500 volte. Sì, ne parliamo certe volte quella cosa, e io invece mi sarebbe venire 500 volte. Mentre tu, dormela, io con un tazzo. E perché con mia moglie c'è stata una bella storia, dai. E noi la contate. Poi, ma a quanto può ce l'ho? No. Madonna, ce l'ho che l'olevo, è bruciurante. Sul campo tra gli olive. Poi ancora io ne raccontavo, ma quale storia da raccontare, ma perché caro? È bello, come ci siamo incontrati, cose, e poi racconterò. Quando è che l'ha vista la prima volta? Ma non mi bastano pochi. Aspetta, la prima volta l'ho vista. O 74. L'hai vista? Il 74. Tu avevi 24 anni. 24 mesi. No. E la... dove l'hai vista passa? Dove no. L'hai? Ti dico la verità. La comunità progetto sotto, prima non esce da comunità, no? Diventa Giacomo Panizza. Insomma, c'erano state riunioni, cose del genere. E poi hanno fatto un campo di lavoro. Ma fatti più qua. Un campo di lavoro a Betta, dove c'è da sigaro. Ma non è che Mugello non ha ragione. Numero privato. Mamma mia, questo cazzo di numero privato. Ma tu chiamava la mattina con il numero privato. E tu mi chiamava la mattina con il numero privato. Vai qua loro. Mi hanno sempre un numero privato, qua. E un po' ti risponde. Ma che c'entro? Che onore stamattina. Vieni un caffè, vieni. Vabbè, poi lo racconterò, lo racconterò prima di ieri, Tony. Davvero? Sì. E c'è gli appuntamenti, rinnovamento, perché era un giorno, stai usando la riga, capito? Poi, lo racconterò domani questa cosa che avevo cominciato, la racconterò domani. E vedete com'è bella la mia storia. Ah, vabbè. Io messo? Vi lascio, non vi lascio, la canzone c'è, va bene? L'ho dedicata a tutte le mamme, Tony. Che bellezza, ci vogliamo bene le mamme. Allora, le mamme. No, mo scherzo a parte. Buongiorno ad Antonio. Non è venduto. Pasqua, sì, gira e caga te dell'ambasciata, gira. No, un attimo, lo sai che può fare? Dai il posto a Pasquale che c'è. C'è un bel articolo qua. Allora. E presenterà te. Ecco, che oggi abbiamo. Ma che devo? Un giornalista. Con la G maiuscola, giornalista veramente tovo, amico di tutti. Guarda, veramente. Ma di chi sta parlando a te? Di chi sta parlando? Sto parlando del nostro grande amico Pasquale Rettura. E io lo saluto veramente con cuore. Saluto la sua famiglia e il suo bellissimo nipote, che mo è grande, ma si è fatto tanto meglio. E auguri. Ecco a voi, Pasquale Rettura. Vatti. Lasci il posto a Pasquale. No, ci vediamo. Da una rottura a Rettura. Basta poco. Pasquale, vieni qua. Vedi. Pasquale. Privato. Pasquale si trova qua per caso. Buongiorno. Ciao. E dato che ho aperto il quotidiano, non mi aspettavo questa. Sì. Sta bella, voglio dire, su bell'articolo. Dopo 20 anni è risolto il delitto ciriaco. Tu dici che è risolto? O hai qualche dubbio? Dopo 20 anni si comincia. No, Tony. A sapere qualcosa, perché
in primo grado erano state tutte assolte, ora gli presunti esecutori sono stati condannati in appello, mentre il presunto mandante, però già comincia, no? Però vedi, la cosa emergere che... qualcosa, perché... ecco la mancanza. La cosa che più, Tony scusami, la cosa che più forse vuole significare, non l'ho letto ancora, questo racconto che abbiamo scritto insieme al collega Pari delle Porace, è che c'è stato silenzio attorno a questo caso, non so se tu ci hai fatto caso. Cioè nessun politico ha detto niente, nessuno ha detto niente. Avete sentito commenti, cose, no? Niente. Su un delitto? No, ma chi sei una città? Cioè, da dire, questo punto di vista, Pasquale. Perché se tu ti ricordi bene quegli anni, Tony, ecco, anatomia della mese, no? Cioè quegli anni successe, no? Ci fu lo scioglimento, ti ricordi? Certo. Furono. Ma stiamo parlando di un delitto. Io dico un delitto eccellente, no? Un delitto eccellente, ma la cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, forse perché è ignoranza da parte mia riguardo al codice di procedura penale, è strano come, cioè il mandante viene... Bisogna leggere le motivazioni, evidentemente non... Vediamo le motivazioni, adesso devono uscire fuori le motivazioni. Io però qui, se mi consente Tony, una cosa la vorrei dire. E come no? A proposito, che te, a proposito di questa, se ne, spero che non si offenda nessuno, mi auguro che non si offenda nessuno. Io poco fa ti ho detto che attorno a questo delitto, attorno a questa sentenza che c'è stata, non c'è stata nessuna reazione da parte della società civile, eccetera eccetera. L'unica cosa che ho letto, non mi ricordo, comunque online, è del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme. Ho letto una cosa a proposito di, che parlavano di questa sentenza e più dell'altro avvocato che è stato ucciso, no? L'avvocato Pagliuso. Però notavo una certa contraddizione in quello che scrive il Consiglio degli Avvocati di Lamezia, perché faceva riferimento alle archiviazioni che ci sono state nell'asta alla vista, no? Sì. Allora lì c'è stato un comunicato, una nota abbastanza dura dell'Ordine degli Avvocati, in cui insomma si diceva avete fatto questo che poi non è successo niente. Adesso invece plaudono. Allora, o siete da una parte o siete dall'altra. Poi io dico gli avvocati, no? Sono operatori della giustizia, voglio dire, la procura fa un esercizio penale, ha l'obbligo di fare, se ritiene che c'è un reato, ha l'obbligo di fare un'azione penale. Poi alla fine questa azione penale può finire in assoluzione e può finire in condanna. Quindi secondo me è stata inopportuna quella cosa che è sembrata essere contro un PM, contro la procura da parte dell'ordine degli avvocati. Voi fate il processo, difendetevi. Adesso invece, cos'era la procura, va bene? La DDA che ha fatto, perché qua c'è stato un ottimo lavoro del sostituto procuratore generale Luigi Maffia, che ha sostenuto l'accusa in appello, che ha, e pare che ha retto, no? Ha fatto rinnovare il dibattimento in appello, è riuscito a far testimoniare Angela Donato, che è la mamma di Santo Panzarella, quel ragazzo che è scomparso nel 2002, che si ritiene fosse uno dei partecipanti al commando. Stai parlando di Santino Panzarella? Quel ragazzo che è scomparso nel 2002, che poi 4 mesi dopo l'omicidio Ciriaco è scomparso. Grazie alla, grazie alla testimonianza di Angela Donato e al pentito Michienzi si è arrivati a questa, diciamo, a questa sentenza d'appello. Quindi voglio dire, cosa voglio dire? Che gli avvocati, se dipende da come va, allora... Cioè, Tony, un avvocato, uno dice, c'è stato la procura, vi ha indagato... Pasquale, c'è stato io non è che mi io non ho Tony, ma scusa, ma se la procura ritiene che uno deve essere... Si fa la sanzione, poi si vede se uno è innocente. C'è bisogno di fare quelle... Adesso però poi intervengono per il delitto geriatrico, per il delitto... Giustamente... E la pensano diversamente, cioè a seconda come va la pensano. Cioè, questa mi sembra... Pasquale, ci sono tante cose che non vanno in quel tribunale. Poi non ho capito perché.
che devono, di fronte alla legge, ogni persona, noi siamo, come dire, uguali, la legge è uguale per tutti. La procura all'operazione Hasta la Vista ha ritenuto che quegli avvocati, quei professionisti avessero, ha ipotizzato qualcosa, alla fine ha chiesto pure l'archiviazione alla procura. Quindi perché contestare la procura che ha fatto il suo dovere? Ha fatto una richiesta. Ma spesso si contesta questa pesca a strascico, Pasquale. Molti contestano questa pesca a strascico che poi va a finire in quello che stai dicendo. Ma poi Tony, ma io posso capire un parente di un indagato che si è arrabbiato, ma l'ordine degli avvocati che sono operatori della giustizia, contestare la procura che ha fatto un'indagine e poi ha chiesto l'archiviazione, che cosa dico? Quella, la procura ha fatto il suo dovere. Vabbè, non è che è la prima volta che ha chiesto, non è che tra l'avvocatura e le procure corre buon sangue, Pasquale, mo questo avviene in tutta l'Italia. Sì, però invece adesso interviene per il delitto Giriaco, giustamente, dice bravo, la procura. Allora, quando va bene, che discorsi sono? Questo è un bel racconto, sì, un bel articolo che poi leggerò a casa con più attenzione. Sì, è veramente da leggere. Ma ecco perché ti ho sempre detto che vale la pena scrivere un libro che riguarda proprio questa, ecco, Anatomia di Lamezia. No, è già un titolo, per dire, no? E poi Tonino, scusami, questa è una sintesi. A voglia! Perché sul caso Ciriaco, Tonino, io ho tutto il fascicolo, non l'ordinanza, tutte le indagini, cioè tutta la discovery degli atti, tutte le persone che sono state sentite, tutte le piste che sono state battute, perché si battevano quelle piste, e c'è veramente un grande lavoro di Tonino mio. Sì. Sono forse delle cose che non c'entrano con l'omicidio, però ho capito che vuoi dire. Ecco, questo e questa è una storia che non conosce nessuno, se non pochi addetti ai lavori, magari quando Pasquale dice così, nulla di più facile che ci siano imprenditori, politici, eccetera, eccetera, eccetera. Perché, come sai, io ci sono tutte le, faccio un esempio, sono tutte le, i verbali delle dichiarazioni dell'imprenditore Salvatore Mazzei, no? Perché Salvatore Mazzei, Ciriaco, essendo il suo legale, no? È stato sentito più volte dagli inquirenti, no? È strano. Ti riferisci, se non mi sbaglio, c'era la sala bingo. Siccome c'era, ecco, allora l'imprenditore Mazzei dice delle cose a proposito di quello che ha incontrato nella sua attività imprenditoriale, che sono pesanti. No, dice le cose che gli sono successe per la sala bingo, per la cava, cose che sono successe, che Tonino mio questo è il lato oscuro, è il lato oscuro della nostra città, che varrebbe la pena, comunque varrebbe la pena fare accendere i riflettori. E non solo Mazzei, anche altre persone. Sapete perché? Perché Pasquale spesso e volentieri, non sui giornali, nell'articolo eccetera, però nella vita di tutti i giorni, quando parliamo di questi argomenti, lui giustamente insiste sul fatto che la gente, volevo capire anche, no, quello di frequentare gli stessi ambienti, le stesse persone, cioè la gente, il cacciata se di caccinesce. E purtroppo, quando Pasquale ha di sta maniera, evidentemente emerge fuori uno spaccato della Lamezia imprenditoriale, di professionista, come detto. Quindi, tra virgolette, bene. No, qual è bene? Inquietante. Della Lamezia bene, inquietante. Bravo. Della Lamezia bene, inquietante, di quanti fatti sono successi secondo i racconti
delle persone sentite dagli inquirenti coinvolte, cioè che facevano indagini. In questo caso io dico l'imprenditore Mazzei, ma anche altri imprenditori, ma anche altri, ma ti chiedo scusa, commercialisti, avvocati. Però la domanda mi esce spontanea. Tu parli di queste dichiarazioni che fanno emergere uno spaccato inquietante, perché sicuramente ci sono nomi e circostanze. Certo. E circostanze, giusto? Ma quei nomi, in che senso nomi? Cioè i magistrati hanno, faccio un esempio, esulano dall'inchiesta. Perché per esempio mi spiego meglio. Siccome è stata uccisa una persona, quindi quando si uccide una persona si vanno a fare delle indagini. Mi segui, Tonino? Sì. Allora, Ciriaco era, diciamo, l'avvocato di Salvatore Mazzei. Salvatore Mazzei aveva interessi sui lavori dell'autostrada, alla cava, alla sala bingo. Allora sono andato a sentire tutte quelle persone per capire se riuscivano a trovare, diciamo, il filo e in queste cose tutte le persone interrogate, io ho detto Salvatore Mazzei, ma ci sono anche tante altre persone interrogate ovviamente che non c'entrano, attenzione, però in quegli interrogatori emergono delle cose attorno all'acquisto della sala bingo, ti faccio un esempio, attorno ai lavori dell'autostrada, attorno alla politica, ma che non hanno assolutamente valore. Attenzione, no, non hanno valore con la... Non c'è assolutamente nessun nesso, no, col delitto Ciriaco. No, perché poi è stato... ma emergono dei reati diversi, reati, non dico reati, ma comunque situazioni, Tony, comportamenti al limite, situazioni che moralmente poco edificanti, diciamo così, eticamente poco edificanti, ma ecco, la parola giusta mi è venuta, Tony, capito? Buongiorno Andrea Pasquale, credo che tu sai qualcosa che succede alla Vigoro, ti chiedo scusa, Andrea, ti voglio bene, tu lo sai come vi abbracciamo, Andrea Gennaro De Fazio, vi abbracciamo, siamo contenti della vostra interazione, ma stiamo parlando di un altro, no? Vabbè, ma di cronaca nera, subito, pa! Ma cosa voleva sapere? Cronaca sportiva, vabbè. Ma cosa succede alla Vigoro? Credo che tu sai qualcosa di cosa succede alla Vigoro. Puoi dirlo sinteticamente. Scusate l'interruzione. Vabbè, ma in questo momento non sta succedendo niente alla Vigoro. Ma forse è meglio cambiamo discorso. Sì, no, no, si è in una fase di analisi per capire, insomma, perché si sono fatti stati. Si vocifera che il Saladino... un presidente, ma guarda, queste voci ovviamente passa il testimone a un rettore. Mi sono giunte anche a me queste voci, però io la ritengo una cosa intanto prematura, e poi il motivo, questo è un mio pensiero personale, cioè il campionato non c'è stato, Tony. Sono state fatte 7 partite, 2 mesi, è stata una roulette russa questo campionato, e quindi voglio dire, se il presidente l'anno scorso ha parlato di progetto, già però, la stessa però, parola progetto significa una cosa... Ma però mi meraviglio, si passa il testimone all'altro imprenditore lettura, tuo parente, tra parentesi, io non ci viene nulla di male, anche perché da quello che ho capito la sua testa, i suoi progetti sono rivolti ad altre cose. Ma sì, adesso anche quotati in borsa. Ma sì, Tony, però voglio dire, un presidente che è stata un'annata strana, perché ricordiamo, si è cominciati a settembre dell'anno scorso, dopo un mese ci siamo fermati, dopo 6 mesi il campionato è ripreso con 8 squadre, una roulette russa. Poi, Tony, ci sono tante cose da valutare, penso che il presidente Saladini li valuterà, cioè la Vigor Namezia nelle 7 partite nella regular season, al di là dei playoff, ha giocato 4 partite fuori e 3 in casa. Il San Biase e il Sersale hanno fatto 4 partite in casa e 3 fuori, per strani scherzi del calendario. Io sfido chiunque a giocare una partita in più in casa in un torneo di 7 partite, se può essere un vantaggio o meno. Come no? Può essere l'ago della bilancia. Cioè ci sono tante fermo restando i meriti delle squadre avversarie. No, il risultato è un contenente, stiamo facendo un altro discorso. Stiamo facendo un'analisi. Ormai quando fa che teste fa, quello che fate è fatto, ha vinto con grande
merito e San Biagio. Ci sono state anche delle variabili che hanno inciso, per cui il presidente Saladino dovrà valutare a 360 gradi, no? Per cui poi voglio dire, Tony, non è che la città ha risposto alla grandissima al progetto di Saladini. Cioè, la città, la parte della città che ti fa Vigo. Diciamo. Guarda, i presidenti da Vigo sono una brutta cosa. Però voglio dire, questo non significa che, come dire, bisogna passare la mano, cioè, secondo me, perché non c'è stato ancora. Ma passare la mano è che è indice di fallimento. No, ma è passato. Magari lui potrebbe fare, scusami se ti interrompo, lui potrebbe fare una conferenza stampa laddove dice: guardate, io con la morte nel cuore mi divaio, perché era un progetto, io non lascio mai i progetti a metà, però la mia attività richiede la mia presenza, lascio la Vigo in buone mani. In solo due mesi di campionato non si può fare una valutazione così, bisogna fare una stagione intera, uno, due, tre. E poi, un anno fa ha parlato di progetto il presidente, questo progetto mica si può bloccare, secondo me, questo è un pensiero mio personale, solo per sette partite, Tony, è una cosa. Sì, però è un progetto che può avere continuità, correttura. Sì, ma questo è un altro imprenditore. Però, secondo me, dovrebbe ponderare bene, ma sicuramente farà così, avrà fatto così, però non è che non c'è stato un vero campionato, Tony. Ma sì, in effetti, ma questo lo sanno tu. Quindi, è sotto gli occhi di il tu. Il progetto non si può dire compiuto o non compiuto, perché non c'è stato, sono state solo sette partite più i playoff. Cioè, la squadra che ha vinto il mini torneo, chiamiamolo così, è andata in Serie D dopo 10 partite, Tony. Non so se. Sì, sì. Non dopo 30. Sì. Quindi. No, ci sono ovviamente delle variabili che hanno inciso, ci mancherebbe altro. Vabbè, Tony, grazie. Aspetta un attimo, che siamo in diretta. Ah, siamo Facebook. In diretta su Facebook, sì. E quindi stiamo aspettando, è vero, che aiuta a fare il benzina. Poi tu lo sai, il mondo del calcio, a qualsiasi latitudine, dalla Juventus, Inter, Milan, fino alla Vigo Mamezia, fino alla prima categoria, è così, cioè bisogna alcune cose devono scivolare addosso, sì. non stare a sentire a tutto, perché non si accontenta mai nessuno, non è come un'azienda privata. Sì, sì, non c'è dubbio. Perché nel calcio succede, come tu sai, che chi nemmeno ci viene, soprattutto adesso che ci sono i social, no? Chi nemmeno ci viene allo stadio, non si fa mai l'abbonamento, non paga il biglietto, però su Facebook tu scrive, no? Sì. Dissertazioni filosofiche a non finire. Senza sapere poi. Va bene, allora, Pasqualino, niente di dire, è stato un piacere averlo qua. Piacere mio, ragazzi. L'editore mi Ma fa Giovanni, segno che. Giovanni, come sta bene, Giovanni? Sì. Eh? Giovanni sta bene. No, mi ha fatto segno che è finita. Lo so che è uscito fuori da un fatto di cronaca. Grazie. Ma sul libro l'hai regalato? No. È mio perché non riesco a trovare, no, è mio, te l'ho chiesto io personalmente, perché la mia copia, non vorrei adesso fare illazioni, si è sparita, rubata, è sparita, da sotto gli occhi pure, ma io non posso mai pensare, ma io ti porto dire la casa, ma io non posso mai pensare che uno, allora. La prossima volta che devo fare, devo chiamare la polizia, dai, capito? Chi su Cato ovviamente si ferma al 2000, mancano. Ma questi quando facevamo con Tonino le trasmissioni televisive, ti ricordi che le davamo in omaggio ai quiz? Era bella. Comunque bisogna dare atto ad Adriano Macchione. Ha fatto una gran bella Nocerese. No, ha fatto un bello libro. Ma poi c'è questa foto che è bellissima, ragazzi della Sì. E io c'ho la foto passeggiata. Ecco, vedi, per esempio, no, a proposito di i ragazzi dell'Est avevano amore, avevano passione, chiunque era il presidente tifavano, venivano allo stadio, insomma erano parte integrante. Adesso invece ci sono troppe divisioni, chi la pensa in una maniera, e anche questo magari Saladini sarà rimasto sorpreso. Ancora c'è questa storia, presidente Pezzente. No, chi la pensa, no, cioè chi va a cercare anche il pelo nell'uovo, cioè voglio dire,
ci vuole più unione, ragazzi, uniti, uniti si vince. Non è solo Saladini che vince un campionato o che perde un campionato, il campionato lo vince e lo perde Saladini, l'allenatore, i giocatori, i tifosi, i giornalisti, lo perdiamo tutti. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Allora, ciao ragazzi, buona giornata. Statemi bene. Ok, questa canzone lo dedica a tutte le mamme, chi ce l'ha e chi non ce l'ha, tutte le mamme. Io che cosa devo dire? Voglio salutare, saluto il mio amico Felice, che da parecchio tempo sto venendo a piare il giornale, e poi salutiamo tutti gli amici, tutti quanti, tutti i bambini di questo mondo. Io vi saluto e ci diamo l'appuntamento domani mattina allo solito orario. Ciao, ciao, ciao a tutti.